La città di Sulmona di nuovo all'avanguardia per l'atletica leggera. Dopo i campionati italiani cadetti dello scorso ottobre, a tenere banco è ora l'appuntamento per l'assegnazione dei titoli di campione abruzzese. Fino a domani agli impianti sportivi in località Incoronata sono in programma i campionati regionali assoluti riservati a tutte le categorie, l'organizzazione curata dall'Amatori Serafini Sulmona. Il presidente regionale del CONI Enzo Imbastaro, presente alla manifestazione, si è complimentato per l'ennesimo risultato da parte della città di Sulmona, che ha avuto il merito di ottenere dal comitato abruzzese della FIDAL l'importante evento valido per l'assegnazione di 20 titoli maschili ed altrettanti femminili. Sulmona ormai è diventata una piazza importantissima a livello non solo regionale ma anche nazionale, perché è stata sede di tantissime manifestazioni di livello come quella dell'anno scorso, il campionato nazionale cadetti e cadette, e oggi qui siamo per assegnare i titoli regionali di atletica leggera assoluti, e quindi ci sono i migliori atleti della regione che stanno contendendo questo importante titolo che si assegna oggi a Sulmona. Al termine della prima giornata di gare sono stati assegnati i primi 10 titoli regionali, sia maschili che femminili. Ad ottenere il miglior risultato è stato Giovanni Tomasicchio dell'Atletica Vomano nei 100 metri. Altro risultato all'avanguardia è stato quello di Claudio David dell'Atletica Pescara nei 400 metri, dove c'è stato inoltre il quinto posto del sulmonese Davide Di Cesare, che ha fatto registrare il minimo per i campionati italiani. Il livello dell'atletica leggera abruzzese si pone all'avanguardia quando appunto ci sono i campionati nazionali, qui invece, come diceva lei, si assegnano i titoli regionali. Qual è il suo punto di vista sull'atletismo abruzzese? L'atletismo abruzzese si sta muovendo molto bene. Se pensiamo che venerdì, sabato e domenica prossima a Bressanone ci sono i campionati italiani juniores, promesse, tantissimi atleti abruzzesi hanno conquistato il diritto di partecipazione facendo il minimo di partecipazione. La stessa cosa per i campionati italiani allievi che si svolgeranno la settimana dopo a Jesolo, quindi sono tantissimi atleti che hanno conquistato questa possibilità di partecipare ai campionati italiani, ma poi a livello di società ci sono anche ottime rappresentanze come l'Atletica Vomano, il Gran Sasso, la Terno Pescara, e poi a livello giovanile voglio ricordare Sulmona, Lanciano, ci sono in tutte le province realtà che si muovono alla grande portando sui campi tantissimi ragazzi a fare questa disciplina che non è poi tanto semplice, questa disciplina difficile che richiede parecchio sacrificio da chi vuole emergere. Domani la seconda ed ultima giornata di gare, che comincerà alle 15:45.